come avevo detto in prepartita, ero ovviamente preoccupato per questa partita perché era la prima di campionato e mi aspettavo questo tipo di partita, perché giocavamo contro una squadra che ha un'identità e ha un'anima, un cuore, e quindi sapevamo che venire qua era per portare a casa la partita, bisognava sbucciarsi molto le ginocchia, e loro sono stati bravissimi. Nel momento che ci hanno sorpassato potevamo traballare, invece grazie anche all'esperienza di alcuni miei giocatori siamo riusciti a riprendere l'inerzia della partita e a portare a casa questa vittoria. È la prima, come ho detto, contro alla squadra nello spogliatoio a fine partita. Abbiamo una lunga strada davanti, abbiamo tante cose da migliorare sia dal punto di vista offensivo che dal punto di vista difensivo, però portiamoci a casa questi due punti, prendiamoci una domenica e un lunedì di riposo e da martedì mattina riniziamo a lavorare pensando alla prossima partita con Roma. Te l'ho detto, è stata la prima cosa che ti ho detto, nel senso che noi, come avevo detto in presentazione di questa partita, siccome conosco il valore tecnico del vostro allenatore e ho visto giocare questa squadra, una squadra preparata e quindi, che ripeto, ha un'anima, e quindi sapevo perfettamente che per venire qui bisognava fare, oltre come dici tu, lo show, bisognava fare tante cose fatte bene, perché se no ci si lasciava le penne. E infatti, ripeto, loro sono stati bravi perché due o tre volte noi potevamo andare via e loro sono sempre rimasti lì buttandosi sui palloni vaganti. Nel terzo quarto hanno recuperato 3-4 palle di volontà, Parente ha fatto due canestri e dopo poteva diventare difficile perché giochi in trasferta in un campo caldo, e quindi sono stati bravi, ripeto, qualche mio giocatore che nel momento della difficoltà, dopo il time out sul 54-52 non mi ricordo, per loro siamo riusciti e abbiamo ripreso subito l'inerzia della partita. Ma questo secondo me sarà io sono due anni che non faccio questo campionato, ma il ricordo che ho della 2 è che ogni domenica è una battaglia in casa e in trasferta, e quindi bisognerà abituarsi e prepararsi che un pallone vagante che lasci per terra, un possesso, può essere il possesso decisivo poi della partita. Guardi, noi per scelta abbiamo cercato di formare una squadra con un mix di gioventù e di esperienza, ma senza i centravanti, no? Come dicono nel calcio, senza le punte. Abbiamo cercato di mettere un nucleo di giocatori dove a turno vari giocatori nell'arco della partita possono andare a fare le punte. E lo dimostra, penso, anche il nostro score, dove abbiamo 5 giocatori in doppia cifra e Benevelli con 9 punti. Deve essere un po' la nostra forza questa, nel senso che il sacrificio dei nostri americani deve essere quello, come hanno fatto stasera, di capire che sono in un contesto dove cerchiamo di giocare insieme, passandoci la palla, non sempre ci riusciamo, ma dovremo migliorarci e farlo, e non avere il goleador, ma avere vari goleador durante la partita. Né una scelta tecnica né un infortunio. E come dicevo prima, abbiamo una tipologia di squadra che in base al ritmo della partita, alla sensazione che io ho dalla panchina, in quel momento la squadra andava bene con Imbro e ho lasciato Imbro. Assolutamente. Matteo Imbro è il nostro playmaker titolare. Cioè, se chiedevate a Bulleri, chiedevate a me, da quando il giorno di quest'estate, il 15 di luglio, io e Massimo abbiamo deciso di intraprendere questo lavoro insieme, era la prima cosa che avevamo deciso insieme. Speriamo Bulleri candidato a fare parte di un gruppo di giocatori che facciano bene durante l'anno. Ma ripeto, ve l'ho appena detto, è la tipologia della nostra squadra, è fatta così. Cioè, ci sono 5 giocatori in doppia cifra, un giocatore a 9 punti, e abbiamo cercato di creare una squadra con questo tipo di caratteristiche, senza 2 punte o 3 punte, ma avendo vari giocatori che nell'arco della partita, anche se partono centrocampisti o mezzale, possono andare a fare le punte. Ma sai, guarda, nello sport, io comincio ad avere qualche capello bianco, nonostante non sono vecchissimo, però sono ormai di riffo e di raffo, sono 20 anni che bazzico dentro questo giochino, come diciamo noi a Bologna,
ne ho viste tante, quindi sia da capo allenatore che da assistente. E quando giochi in trasferta, perdi l'inerzia della partita, vai sotto di due, può succedere di tutto. Guardi, io con tutto il rispetto ho già abbastanza da pensare al basket fiorentino che non occuparmi di Rieti. A Rieti avete un bravissimo allenatore con tanti anni di esperienza e quindi penso che siete in ottime mani, e queste domande, voglio dire, non sono io tenuto a rispondere. Rieti, quello che vi posso dire io, come ho detto appena ho iniziato questa conferenza stampa, è una squadra che ha un cuore, un'anima e un'identità di pallacanestro. Poi, voglio dire, nello sport si vince, si perde, ci vuole un po' di culo, un po' di sfiga. La cosa che vi posso dire è che vi faccio un grosso in bocca al lupo, perché questa piazza merita, per la passione e la gente che viene a vedere questo sport, merita di rimanere nei campionati professionistici o quantomeno semiprofessionistici.